E in rete sui principali store. Posso? Certamente. Sarà bene. Anche una martellata si può dare, abbiamo mani solide. Facciamo un'impronta. Quando si farà la ristrutturazione della libreria saranno tutte quante esposte. Okay. Abbiamo tutti quanti i nostri autori che sono venuti qui con la data della presentazione, una piccola dedica se vogliono, la data 24 maggio, sì, ce lo metto, ok, 24 maggio, buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti, siamo qui appunto per parlare insieme di questo libro e soprattutto di parlare della sicurezza, che è sicuramente uno degli aspetti fondamentali della vita dei cittadini. E per farlo lo facciamo con Cristiana Mangani, il messaggero, con gli autori di questo libro che sono Antonella Martisella e Massimo Montebove, con il direttore centrale di affari generali del Dipartimento Pubblica Sicurezza Filippo Di Spensa, e con Mario Roselli, che è il segretario nazionale della CGIL, che poi appunto prima o dopo, come preferisce, interverrà. Allora, perfetto. La questione del terrorismo è una questione sulla quale ormai si discute da tantissimo tempo. Questo libro ha l'obiettivo comunque di costruire una serie di posizioni importanti, che sono quella del capo della polizia, quella del ministro, e di fare anche un po' un quadro della situazione. Ora, l'Italia è immune finora dagli attentati terroristici. Secondo lei quali sono le ragioni e come ci stiamo difendendo? Grande domanda. Quali sono le ragioni? Prima dico come ci stiamo difendendo in maniera straordinaria, perché siamo un paese che indubbiamente ha l'esperienza del terrorismo endogeno, combattuto e vinto con le armi della democrazia e della libertà, con le armi della Costituzione. Io ho vissuto quel periodo e ho combattuto in quel periodo, ma con le armi della legalità. Nonostante noi fossimo un bersaglio da parte di personaggi miseramente vili, perché di geometrica potenza non c'erano niente, colpivano i loro bersagli alle spalle e li colpivano sempre in maniera proibitoria, non hanno mai affrontato dei visumi i loro bersagli, perché abbiamo avuto tanti caduti, vittime no, perché noi non siamo mai vittime. Noi combattiamo sempre la nostra battaglia per la democrazia, per la legalità, affermando i principi sanciti nella nostra Costituzione. Io in quel periodo l'ho vissuto in pieno, in toto, a Torino, perché dopo la mia prima esperienza a Napoli, alla scuola giovanissima, non avevo ancora 23 anni, scelsi di andare a Torino per questioni familiari, la morte di mio padre. E andai in piena bagarra al terrorismo, era appena iniziato il processo storico delle Brigate Rosse. Ed andai alla Digos come responsabile delle scorte per gli avvocati, perché i brigatisti in un primo momento rifiutavano la difesa, uccisero anche Fulvio Croce, il presidente dell'Ordine degli Avvocati. Io a 25 anni mi trovai a combattere questa battaglia, sacrosanta e giusta, con gli avvocati che non volevano saperne di essere scortati, perché ognuno di loro aveva, con la Giuria Popolare che era terrorizzata. E li abbiamo combattuti e vinti, perché nel momento in cui succede via Fani, lo dicevo sulla nave della legalità l'altra notte, è cominciata la loro fine, perché lì si crea una linea di demarcazione, la gente, anche la politica finalmente prende coscienza che esiste un terrorismo vero, proditorio, vile in Italia, perché via Fani, e quest'anno abbiamo inaugurato un nuovo monumento solenne in ricordo dei colleghi della scorta, finalmente hanno un volto, una storia, un'immagine. È stato pubblicato un testo scritto da un bravissimo giovane storico, Filippo Boni, gli eroi di Via Fani. Perché non si è mai eroi per caso. Quando si è eroi, si è
perché si è eroi consapevoli, perché si è consapevoli dei rischi che si corrono. E consapevoli all'epoca lo erano il maresciallo Leonardi, l'appuntato Ricci, il nostro brigadiere Zizzi, i nostri agenti Iozzino e Rivera. Iozzino addirittura reagisce, spara, poi viene colpito alle spalle. All'epoca si disse su tutti i giornali che erano impreparati, non erano impreparati, erano consapevoli, tanto è vero che avevano segnalato più volte i movimenti sospetti, gli afani erano i terroristi che facevano i sopralluoghi. Oggi questo terrorismo cosiddetto internazionale di ispirazione religiosa, perché la nostra forza è la prevenzione, anche se in qualsiasi momento può capitare qualcosa. La prevenzione, abbiamo un sistema collaudato in tutti i sensi, un sistema saggio di cooperazione tra le forze di polizia e soprattutto l'intelligence. Noi abbiamo il CASA, il Comitato Strategico di Prevenzione del Terrorismo, tra l'altro l'ho illustrato, ho avuto modo di illustrarlo su incarico del capo della polizia, del direttore generale della pubblica sicurezza Franco Gabrilli, anche in consessi importanti internazionali, anche negli Emirati Arabi, a una riunione con i ministri dell'interno dell'Europa, d'Asia e d'Africa, e anche per il mio ruolo in Interpol come membro del comitato esecutivo, perché noi siamo riusciti da dove gli altri ancora non riescono. La sintesi è una sede istituzionale importantissima dove l'investigazione e l'intelligence dialogano e si scambiano le informazioni, le mettono a fattor comune per prevenire soprattutto il terrorismo. Come si previene? Si previene con gli arresti, sì, ma anche con il sistema di espulsioni che abbiamo elaborato già da tanto tempo, anche quando io ero direttore del servizio immigrazione facevamo tante espulsioni 10 anni fa, 11 anni fa, ai fini della prevenzione. In questo senso c'era già stato l'11 settembre, che è un'altra data storica, perché non cambia la storia del paese come è successo con Via Fani e Via D'Amelio e Capaci, cambia la storia del paese, si risvegliano le coscienze, c'è una rivoluzione culturale e sociale in Italia, cambia la storia del mondo con l'11 settembre. E piuttosto che allo scontro tra civiltà e religioni, penso allo scontro per il controllo delle fonti di energia, per le fonti della ricchezza. E noi siamo stati bravi, speriamo di esserlo fino in fondo, però poi c'è l'imponderabile, speriamo che non accada mai. E qui vuoi continuare? No, vai. Questa quindi è la... perché non siamo stati colpiti? Fondamentalmente è soltanto per una questione di capacità di prevenzione, o perché l'Italia... I fatti di cronaca, le inchieste giudiziarie ci illustrano uno scenario un po' diverso, cioè l'Italia base logistica, spesso e volentieri del terrorismo. Non è vero, allora tutti i paesi allora sono basi logistiche, ma non è vero, io ho lavorato tanti anni all'estero, chi mi conosce lo sa, ma perché la Francia non è una base terroristica? È la base terroristica più larga, più importante, allora il Belgio, da dove sono partiti tutti gli attacchi in Francia, in Spagna, in Germania e... Non si può dire, oggi è talmente fluido questo mondo, per non dire sempre questo termine globalizzato, ma le basi si trovano laddove, ma basi che nascono anche per caso sono basi per caso. Però quanto ha fatto la nostra polizia di prevenzione, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per annullare certe minacce in Italia, ma soprattutto all'estero, tantissimo. Le basi ci sono, ma vengono smantellate, vengono scoperte, le cellule vengono neutralizzate. Il terrorismo si combatte soprattutto con la prevenzione, perché quando il danno è fatto, le basi possono essere ovunque, anche una piattaforma sul mare, in mare aperto. Ricordiamoci che in ogni caso noi siamo una grande terra di accoglienza, parlo in termini molto seri, perché se pensate che uno dei principi fondamentali, fondanti dell'Unione Europea è il principio di solidarietà, e di solidarietà noi ne abbiamo ricevuto ben poca nel burden sharing, nella suddivisione del carico, no? Dei migranti, perché che se ne dica
noi siamo una grande terra di accoglienza e facciamo tantissimo. Io ho avuto l'opportunità, anche l'onore di lavorare con il ministro Maroni, che è stato un ottimo ministro dell'interno. Noi andavamo in giro per l'Europa, ai vari consessi europei, e la Bonanno Antonio Mandolini, mio grandissimo capo e grande amico, pensava che io potessi essere la persona giusta per andare col ministro. Quante volte abbiamo cercato solidarietà in Europa in quel senso. Oggi troviamo i muri, le barriere, i paesi di nuova adesione che ricevono tantissimo dall'Europa, ma mi sembra che diano molto poco in cambio. Perché il burden, il carico, non è che si possa pagare all'infinito questa posizione geografica, non è possibile. Ma noi abbiamo dimostrato nel corso dei secoli e anche nel corso degli ultimi decenni di essere una grande terra di accoglienza e di solidarietà. Noi non abbiamo costruito nessun muro, nessun filo spinato. E proprio parlando di immigrazione, io vorrei fare una domanda a Massimo, entrando un po' più nel quello che verrà, non quello che stiamo facendo. Perché c'è appunto un nuovo governo che sta nascendo, e questo nuovo governo nel suo programma ha una linea contro l'immigrazione che è una linea molto decisa. Io sono un po' scettica sulla possibilità di che si realizzi questo piano, soprattutto per quanto riguarda i rimpatri, perché poi, come diceva il prefetto, noi siamo soli. Allora, una cosa è dire rimpatriamo le persone, una cosa è trovare gli stati che poi li accettano. Voi in questo libro parlate di immigrazione. La tua esperienza, secondo il tuo pensiero, quanto è credibile che poi si riesca a fare un lavoro serio e soprattutto rispettoso dei diritti umani per riportare soprattutto non i richiedenti asilo naturalmente, ma gli irregolari nei loro paesi? Intanto grazie Ferenza, grazie a tutti coloro che sono venuti, ai tanti amici, insomma poi avrò modo di salutarli dopo, e poi saluto l'editore Armando Lalo Buffo che è arrivato, e insomma che chiameremo poi per un saluto e un intervento insieme con l'amico Mario Roselli. E la tua è una domanda complessa alla quale cercherò di rispondere in maniera sintetica, approfittando anche dell'esperienza del prefetto che è accanto a me. Beh, è chiaro che è stato citato il ministro Maroni, e proprio il ministro Maroni fu l'artefice e il creatore di una serie di centri di identificazione e espulsione che in qualche modo poi ci siamo ritrovati, che hanno, pur con tutti i problemi che conosciamo, contribuito a quella che è l'attuale politica di controllo del fenomeno migratorio, che si basa su un assunto, e Fiorenza e Cristiano lo sanno benissimo come giornaliste di punta, diciamo così, dei loro rispettivi quotidiani, e cioè si basa sugli accordi internazionali che necessariamente devono essere fatti con i paesi di origine. Su questo l'attuale ministro, e ancora ministro, Minniti, credo abbia fatto molto. Quindi io penso che chi verrà al suo posto dovrà necessariamente partire da questo, cioè dal fatto di fare accordi con questi paesi. Poi una volta che sono fatti questi accordi si potranno valutare delle scelte. Qui la politica naturalmente è padrone, è libera, è espressione, diciamo così, del voto, e di conseguenza abbiamo già intuito e capito che ci sarà una linea diversa. Però da poliziotti e soprattutto da sindacalista, qui poi ci sono tanti poliziotti che più di me stanno sul campo, è ben difficile che dalla sera alla mattina si possano cambiare le cose. Tutto perché c'è un fatto di leggi, quindi non è che domattina ci si può alzare e dire via le espulsioni per tutti coloro che non sono regolari, perché ci sono dei problemi di legge, dei problemi legati ai paesi d'origine, al ruolo che dovranno avere poi i centri di identificazione e espulsione. Quindi è una materia complessa. Io penso che il vizio, tra virgolette, della politica italiana, cui mi permetto un giudizio più ovviamente da sindacalista, ma direi personale, che è quello di parlare molto e fare pochi fatti, forse rischiamo che anche questa volta sia così, non lo so, non voglio mettere le mani avanti. Il mio auspicio come cittadino è che si possa andare in una direzione che è quella di tenere insieme la sicurezza, perché è fondamentale, ma anche la solidarietà. Cioè non possiamo, diceva bene il prefetto, noi siamo un paese che ha accolto molto e continua ad accogliere molto,
Questo naturalmente, questa accoglienza deve essere fatta meglio, peggio, però che sia stata fatta e che l'Italia sia in Europa in prima fila su questo è indubbio. E spesso un prezzo alto, in questo mi sembra messo di essere un po' di parte, lo fanno gli operatori delle forze dell'ordine che sono in prima linea, poliziotti, carabinieri, penitenziari, guardie di finanza, anche il corpo forestale, cioè che in qualche modo ha potuto dare un contributo oggi assorbito con l'arma, e i militari. Quindi direi che insomma c'è molto da fare, tra virgolette. Sentiremo, è una domanda, non so, sto facendo un po' la guerra con questo microfono, sì. Questa è una domanda per Antonella. Allora, quello che voi avete affrontato un tema all'interno del vostro libro, che è quello di immigrazione e razzismo, che si va un po' a inserire in quello che è uno scenario europeo, cioè con queste forze xenofobe che sono comunque esasperando, i toni, molto populismo e cose di questo tipo. Ora, la paura, il concetto di paura, come si vive con questo concetto di paura? Il prefetto Gabrielli nel libro dice che il figlio gli ha fatto una domanda e gli ha detto: papà, che cosa posso fare? Posso uscire? Posso andare alle manifestazioni? E lui gli ha detto certamente. Ecco, la paura quanto incide poi anche nei rapporti, soprattutto da quando immigrazione e razzismo sono stati comunque messi insieme. Sì, questo. Allora, buonasera, ringrazio innanzitutto tutti. Allora, questa è una domanda molto interessante e vorrei partire diciamo dalla mia esperienza personale che riguarda questo libro. Quindi noi all'inizio, io e Massimo, ci siamo confrontati perché volevamo realizzare un'opera in cui mantenere un basso profilo e non esprimerci subito, immediatamente, dopo un attentato, dopo un omicidio, dopo un evento nefasto. E questo perché notavamo la tendenza dei più a volersi esprimere subito, dando opinioni, dando ricostruzioni dei fatti, che spesso, essendo affrettate, non sempre erano giuste. Quindi noi l'idea di realizzare questo libro nasce per questo, essenzialmente. Il fatto che poi questo libro segua alcune direttrici che sono appunto il binomio terrorismo e migrazione ha per me un aspetto un po' curioso, un po' paradossale, perché nel mio sono sempre stata tra quelli che non accettavano di buon grado il termine populisti, populista, oppure razzismo, oppure appunto un collegamento tra razzismo e migrazione, cioè, quindi io non capivo la necessità di affrontare questa direttrice del libro, perché ritenevo che in realtà nel nostro paese non ci fosse questo tipo di problematica. Però in realtà quando voi Massimo ha suggerito di tra le varie direttrici del libro di utilizzare per i nostri intervistati una domanda comune che fosse quella se esiste un rapporto automatico o comunque diretto tra terrorismo e immigrazione, la mia prima diciamo, reazione è stata quella di insofferenza, tanto che poi rileggendo le bozze del libro a volte ho perfino sbuffato. Però vorrei dire una cosa, che questo mi ha aperto una nuova visuale in realtà, perché nel momento in cui rileggevo le risposte che hanno dato poi i nostri intervistati a questa domanda, che poi costituisce una delle direttrici del libro, mi sono resa conto che la mia insofferenza era in realtà un cambio di visuale, cioè quindi mi si erano, diciamo, si erano superate le mie resistenze psicologiche rispetto a quella che era la mia prima concezione, in cui appunto non ammettevo nemmeno l'utilizzo di questi termini perché li ritenevo impropri, dato che ritenevo che nel nostro paese non ci fossero, diciamo, problematiche di questo tipo, ma che fossero termini abusati in un certo senso. Poi in realtà dalle risposte degli intervistati mi sono resa conto che appunto mi hanno aperto una visuale e credo che Massimo vada ringraziato in quel senso per aver posto questa domanda a tutti, perché oltre ad aver dato qualcosa ai lettori che leggeranno il libro, ha dato qualcosa anche ad autrice. Per cui è un libro che in un certo senso ha spostato la visuale e questo ce lo auguriamo in ogni opera letteraria, perché poi è quello che un libro ci dovrebbe aiutare a fare.
Quindi, allora, noi abbiamo chiesto a tutti quanti, i nostri intervistati, istituzionali e non, se esista un legame automatico tra terrorismo e migrazione. Quasi tutti i nostri intervistati ci hanno risposto che non esiste un legame automatico tra terrorismo e migrazione, ma che esiste un legame tra mancata integrazione e terrorismo. Quindi ora, come raggiungere una sicurezza, il bene comune della sicurezza? A questo ha risposto Nini innanzitutto, che ha descritto la sicurezza come un bene comune che si compone di molteplici aspetti. Ci dice che non è solo ordine pubblico, ma un insieme appunto di cose. E ci fa l'esempio di una piazza. Ad esempio, il ministro ci dice: per far sì che ci sia una sicurezza in una piazza, non basta soltanto che ci siano le forze dell'ordine o le telecamere di videosorveglianza o comunque ciò che riguarda solo ordine pubblico, ma bisogna che funzioni con una serie di cose, tra cui anche il contesto urbano, che l'illuminazione funzioni correttamente. Cioè, è un esempio per dirci appunto che la sicurezza si compone di tanti tasti del pianoforte e in cui ci deve essere innanzitutto una sinergia tra gli organi nazionali e quelli territoriali, intesi in questo caso anche come i sindaci, affinché tutti collaborino per raggiungere questo bene comune che è la sicurezza. E, poi ci dice, ci parlano anche dei due grandi fallimenti del nostro tempo che contribuiscano al fatto che ci sia una mancata integrazione che poi non dia la sicurezza al cittadino. Questi due grandi fallimenti ce li descrive Xanantis Adamopoulos, che è lo psichiatra greco che interviene nel nostro libro, e ci dice appunto i due grandi fallimenti di mancata integrazione del nostro tempo sono innanzitutto un'ineguaglianza di scambio tra i paesi sviluppati e i paesi del resto del mondo, ma soprattutto lo iato tra le generazioni. E per iato della generazione intende il fatto che oggi tutti i giovani, non soltanto gli immigrati, vivano in una condizione di eterno presente, in cui si fa manutenzione per il presente, ma non si investe per il futuro, per cui tutti i giovani di oggi non hanno delle vere chance, vivono in un eterno presente, e questo fa sì che ci siano delle condizioni di mancata integrazione che poi non ci permettono di raggiungere quel bene comune tanto designato della sicurezza, che si compone anche di un equilibrio tra le istanze di accoglienza e integrazione. Come il prefetto tra poco ci deve lasciare, volevo fare a lui una domanda che appunto si ricollega proprio al discorso che faceva Antonella. Noi stiamo parlando di terrorismo, parliamo di criminalità organizzata, ma in generale poi la percezione di sicurezza attiene al cittadino rispetto alle cose più piccole, più vicine a noi, quindi anche la piccola criminalità, diciamo quella che è una delinquenza forse meno sofisticata ma sicuramente più invasiva. Io giro la domanda che è il titolo del libro: siamo davvero sicuri? Io, in tutta coscienza, rispetto alle mie esperienze nazionali, internazionali, dico che noi siamo un paese assolutamente sicuro. Io poi non parlerei mai di microcriminalità, perché per ognuno di noi quello che è micro può essere enorme o al contrario. Io parlerei di criminalità diffusa, e perché poi dipende proprio dalle percezioni, dalle proprie esperienze personali, dalla propria cultura. Come fa questo paese a non considerarsi sicuro? E ripeto, non voglio neanche dire il termine. Pensate a quello che è accaduto anche di recente attorno a noi. Intanto saluto l'editore Armando Lausso. Non ho voluto mio essere l'editore per un testo su internet. Questa la pagherà cara. Ma tanto poi se lo sono preso altri, no? E come fa a non definirsi sicuro questo paese? Certo che il problema della percezione
il problema del sentimento individuale fondamentale. Ma quello che dice il filosofo greco Sarantis Tanopoulos è proprio assolutamente vero. Ditemi chi, io ho tre figli, quale giovane oggi programma il suo futuro? Quale giovane oggi pensa che acquisterà un appartamento o che farà l'università per poi fare questo, poi fare quell'altro, poi fare un master o una specializzazione? In pochissimo. Perché questo mondo liquido, non mi piace il termine globalizzato, perché poi la globalizzazione esiste per molti, ma non per troppi, perché c'è gente che poi magari non esce mai dall'uscio di casa. Perché? Perché la percezione, la sensazione che viene diffusa, considerate che fino a 20-30 anni fa nessuno di noi stava connesso continuamente con tutte queste opportunità che dà la rete. Oggi io per primo sono continuamente connesso a vedere cosa accade non solo in Italia ma nel mondo. E allora già il fatto stesso di la nostra coscienza è presa da questi eventi continui che si sovrappongono, spesso contraddittori. Per questo la percezione di insicurezza può essere dettata anche dal fatto che uno abiti in una strada poco illuminata o malsana, dal fatto che magari in quella strada si sia verificato uno scippo. Noi che magari affrontiamo e trattiamo di temi di mafie, crimine organizzato, terrorismo, alla gente comune che non si interessa di questi eventi, di questi fenomeni quotidianamente, anche il più piccolo degli eventi può sembrare un evento insormontabile, catastrofico. Io adesso ho fatto un'esperienza magnifica, l'avevo già fatta altre volte, ma questa volta è stata ancora più forte. Sono stato sulla cosiddetta nave della legalità e chi nel passato ha detto che fosse una passerella o un viaggio, una crociera, è un totale idiota. Io dico sempre quello che penso, Tiziana lo sa. E sono stato con oltre 1000 ragazzi in un dibattito continuo, ragazzi dai 6 ai 20 anni, 23 anni, perché c'erano anche tanti ragazzi che fanno l'università. Il fatto di discutere, affrontare temi che hanno condizionato la vita di questo paese e oggi condizionano la vita di tanti altri paesi, perché le mafie si sono globalizzate, in questo caso lo dico, per disattenzione, per mancanza di intelligenza da parte non solo nostra, perché io ricordo ancora la storia di Duisburg quando ci fu la strage dei 6 giovani calabresi appartenenti a famiglie di 'Ndrangheta. L'Ndrangheta ha occupato il mondo, dall'Europa all'Australia, al Canada, alle Americhe. Oggi si comincia a combattere molto seriamente, ma si è perso del tempo perché forse non ci sono collaboratori di giustizia, perché il crimine è di forma familiare e di sangue. La Sicilia ha avuto una grande opportunità, forse perché è stata una terra sempre molto più aperta. Tutte le grandi città siciliane sono sul mare, vuol dire che nel corso dei millenni e dei secoli la gente ha vissuto il mare, non si è rinchiusa. E io ho scritto un tweet ieri, ci voleva proprio il sacrificio di Falcone, Borsellino e dei nostri 8 agenti, a cui finalmente abbiamo dato un volto, una storia, dei sentimenti, una delle storie importanti. Antonio Montinaro, che chiama il figlio Giovanni, aveva poco più di un anno quando sono saltati per aria, perché non ha grande competenza con Giovanni Falcone, perché non ne dava tanto, ma lo ammira, lo stima profondamente perché sta dando una svolta al paese nella lotta al crimine organizzato e si espone e legge nell'ufficio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino perché bisogna fare qualcosa, esporsi, rischiare la vita sempre, in cambio di cosa? Perché ne vale la pena sempre per la difesa e la tutela delle istituzioni. Questo dovremmo insegnare ai nostri ragazzi. Oggi nelle scuole non si insegna più educazione civica, basterebbe insegnargli o fargli leggere continuamente gli articoli fondamentali, i primi 12 articoli,
e le libertà è l'articolo 54, che chi serve lo Stato, un'istituzione dello Stato, deve farlo con disciplina ed onore, e con saggezza, con equilibrio e anche con determinazione, quando è il caso. E, dopodiché, come si fa questo paese a non definire sicuro? Certo, bisogna fare tanto anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista delle strutture nei comuni, nelle città, e poi una cosa bisogna dirla, che chi sbaglia, chi fa il criminale, deve poter avere la certezza di pagare seriamente, perché oggi non c'è questa certezza. Chi fa le estorsioni o sequestri di persona, chi commette dei delitti gravi, deve poter avere la certezza lui che deve stare dentro. Le carceri, se non ci sono, si costruiscono. I poliziotti che noi mandiamo in giro, i carabinieri, devono avere la certezza che quando rischiano la pelle per arrestare un criminale o un terrorista, questo deve poi stare dentro, perché un errore che ha fatto la politica in questo paese è non affermare per tempo, che le regole vanno rispettate, perché se io vado in Francia o in Spagna, o come mi è successo tante volte nei paesi dell'Africa, io cerco di rispettare in toto le regole di quel paese, le leggi di quel paese. A me nessuno deve dirlo, perché lo sento per educazione familiare, ma qui forse qualcuno avrebbe dovuto affermarlo con certezza. Questo paese, secondo me, non è affatto razzista. Non lo è. Certo che abbiamo delle frange criminali, imbecilli, idiote, no? Ma sono veramente delle frange estreme, vanno condannate e vanno severamente castigate. Ma questo paese, io ho fatto il direttore dell'immigrazione 11 anni fa, un ministro della Lega. Non ho mai avuto la percezione, io sono di formazione cattolica, salesiana, ma non ho mai avuto la percezione che avessimo un ministro razzista, tutt'altro. Si cercava la solidarietà, si cercava di aiutare. Noi abbiamo ottenuto la presenza dell'ACNUR e dell'OIM in Libia, nei campi Libia già 11 anni fa. Quello che oggi sta rifacendo con uno sforzo straordinario, un'intelligenza straordinaria, il nostro ministro Minniti. L'avevamo già ottenuto, poi abbiamo chiaramente, qualcuno ha voluto seguire le orme di quel folle di Sarkozy, che tanto folle non era, perché doveva coprire, l'ho sempre detto. Io insieme con Antonella vi ringraziamo per la presenza, ringrazio tanti amici, colleghi, insieme a Alessio Testani che sta in prima fila, che ci ha dato anche una mano per l'introduzione, psicologo, un altro amico che è in prima fila è il segretario generale del MOSAP, Fabio Foresta, apparteniamo a sindacati diversi, ma c'è un'amicizia che va riconosciuta e che resta. Vedo amici anche del COCE e delle Guardie di Finanza, amici che sono venuti anche dalla Toscana, quindi veramente grazie, e grazie ai colleghi in divisa. E poi vedo un altro amico che voglio citare, qualcuno se n'è andato, il viceprefetto Ricciardi, che è un amico anche lui da lungo tempo, insieme con tanti altri che vedo, che insomma lo cito come nome per tutti, insomma. Cristiana Mangano, a te la parola. Sì, no, uso questo. Allora, io voglio dire una cosa sul libro, prima di tutto sul libro come è fatto. Quando ho preso in mano questo libro, occupandomi da tanti anni ormai di terrorismo e di sicurezza, mi sono rivista un po' come quando stavo all'università e ho percepito questo libro il Vignale. Il Vignale è un potente sunto che ti racchiude tutti i concetti fondamentali. Ecco, questo libro andrebbe usato come un Vignale per conoscere la sicurezza, perché ti spiega, e lo fa dire ad autorevoli personaggi, quello che è un po' il problema, le questioni, e ne affronta tutte, affronta appunto dall'integrazione al razzismo, all'accoglienza, alla paura, all'aspetto psicologico. Quello che qui si è parlato e più autorevoli esperti di me hanno affrontato il tema della prevenzione. Prevenzione è una parola grossa, perché è una parola che va a incidere moltissimo sulla persona, sul singolo, cioè quindi sulla sua vita. Prevenire è fondamentale, chi non ha nulla da nascondere non ha problemi a farsi controllare. È anche vero però che spesso si può rischiare di incidere sulla libertà di espressione. Allora, qual è il confine tra la libertà di espressione
e il diritto a una sicurezza e una prevenzione. Ecco, è un messaggio che io lancio ai due autori, perché chiaramente magari con un secondo libro potranno affrontare questo argomento. Ecco, fino a che punto c'è questo diritto? Quando la Polizia Postale ha aperto una sorta di commissariato online per le fake news, si sono create varie polemiche, perché si è detto: ma tutte le segnalazioni che arriveranno alla Polizia Postale saranno sempre genuine, non saranno magari dei delatori che per antipatia potranno segnalare? E allora interverranno? In che maniera interverranno? Ecco, appunto, è difficile, mi rendo conto, fare prevenzione e farla nella maniera giusta. In Italia abbiamo la fortuna di non avere, che non esiste una legge che reprime la libertà di pensiero, e quindi questo già è un passo avanti. Però, appunto, lascio questo messaggio, il libro è molto completo, vi do lo spunto per un secondo libro e vi dico bravi. Grazie. Io sono un po' fissata con, appunto, l'idea che la sicurezza poi non debba riguardare solo i grandi temi, perché appunto sicuramente il terrorismo, il fatto che i migranti irregolari siano nelle nostre città alimenta la paura, però credo che la vera sicurezza, garantire vera sicurezza ai cittadini, sia quella di partire dalle piccole cose. Prima il prefetto di Spezia ha detto criminalità diffusa, io la chiamo microcriminalità, perché uno scippo, il piccolo spacciatore, che sicuramente rispetto ai grandi temi è meno, diciamo, invasivo, in realtà nella vita di tutti i giorni dei cittadini è la cosa che più si teme. Io voglio sentirmi sicura a casa mia, nel senso, voglio stare nella mia casa, poi al di là delle, appunto, emergenze internazionali, voglio pensare di poter uscire la sera e stare bene, che i nostri figli siano bene. E questo, per questo mi ha colpito molto il fatto che io pensavo che questo, quando dobbiamo parlare di questo libro, fosse un libro solo sul terrorismo. Mi ha colpito, per esempio, un argomento che voi avete trattato con Roberti, che è quello del droghe leggere, perché appunto questo attiene alla vita di tutti noi, alla vita dei nostri ragazzi. Ed è questo, secondo me, il pregio di questo libro, il fatto di trattare i grandi temi, che sono certamente importanti, anche perché poi per merito o per colpa nostra di, appunto, dei giornali, delle televisioni, noi amplifichiamo tutto. Noi abbiamo passato fino a 2 anni fa che anche il matto che girava con un coltellino era un terrorista jihadista, adesso che anche il terrorista jihadista è solo un matto. Cioè non c'è mai una, diciamo, una linea che dia la esatta dimensione di quello che è. 2 anni fa l'estate erano tutti jihadisti, tutti soldati dell'ISIS, ora non c'è più un soldato dell'ISIS, sono tutti psicopatici. Quindi anche nel nostro approccio, io sono per esempio favorevole al fatto che noi non dobbiamo enfatizzare il terrorismo né fare da cassa di risonanza, però appunto siamo passati da realtà completamente diverse. Credo, ripeto, che il pregio di questo libro sia questo, cioè mostrare quali sono le grandi emergenze, ma nello stesso tempo occuparsi dei piccoli problemi, che sono davvero quelli di cui i cittadini hanno paura e hanno bisogno di essere rassicurati. Quindi bravi, bravi davvero.